Vivo in questa casa da 15 anni, non ho mai avuto muffa, ma quest'anno ho avuto muffa. L'anno scorso ho avuto muffa. E tutti si chiedono: ma che cosa ho fatto di male? Non ho fatto figli, non ho cambiato lavoro, non ho messo gli infissi. Che cosa è successo? E ovviamente poi con il ragionamento ci arriviamo. Questo clima, che quest'anno è stato assolutamente instabile, ha portato alla formazione di questi fenomeni. Poi, se siete al sud Italia e non sapete di cosa sto parlando, meglio per voi. Ma se guardate le previsioni del tempo, a Milano ogni giorno è allerta meteo. La mattina fa caldo, il pomeriggio c'è l'acquazzone, poi la sera grandina e poi fa un quarto d'ora di sole. Questa cosa sta andando avanti da un paio di mesi. E tutto questo poi si ripercuote anche nel microclima di casa nostra, che vi ricordo non è più scaldata dai caloriferi dal mese di aprile, come è giusto che sia, però stanno capitando parecchie giornate freddine e quindi sono qua con il meraviglioso Mar Tirreno della Liguria per in realtà motivarvi che se avete un problema di muffo, non sapete come fare, vi sentite soli e sconsolati. Ci sono qua io a darvi la pacca sulle spalle, perché quello che vi è successo non è un episodio sfortunato, non vi hanno fatto il malocchio, ma semplicemente bisogna abituarsi a vivere in questo nuovo clima. Magari poi l'anno prossimo cambia tutto. Io vivo la giornata ormai, dove se non avete un igrometro in casa, un orologio che vi dice il tasso di umidità, vivete in balia degli eventi. Quindi lo dicono ormai chi posa gli infissi, lo dicono i geometri, lo dico pure io modestamente, ma se non sapete che tasso di umidità avete in casa, state andando in battaglia senza armi. Quindi dici, vabbè, chissà come mai il pavimento è bagnato. Boh, speriamo che domani non lo sia. Quindi se voi avete un alto tasso di umidità, dovete immediatamente attivare dei sistemi di aerazione. Quindi aprirò di più le finestre, non basta, c'ho il figlio adolescente che non apro. Ok, mi compro un deumidificatore, prima lo compro piccolo ma non raccoglie abbastanza, poi compro il De'Longhi gigantesco. Però il tema è che se tutta quest'acqua non viene raccolta e tirata fuori da lì, va a finire dove? Nei vostri vestiti, nelle vostre ossa, nei muri per dare da mangiare alla muffa, e la storia la sapete già.